Buongiorno e benvenuti al nostro incontro mensile con Don Giuseppe Morante, che frattanto in questi 15-20 giorni dall'ultimo incontro ha regalato alla stampa, ma anche a noi, per adesso sono ancora da me alcune copie, un libretto che poi analizzeremo. Però vorrei introdurre e introduco questo incontro di oggi, sempre nel rapporto tra Vangelo e cultura, e la relazione sarà proprio sulla parrocchia nel territorio. L'idea stupenda e straordinaria, ma un prof può averla questa intuizione, non si può impostare la parrocchia, quindi la pastorale, come prima, perché i tempi sono accelerati e radicalmente cambiati. Di questa sua sensibilità ne ha fatto ragione di vita in questa stagione della sua vita. E introduco con una testimonianza di una lettrice attenta e scrupolosa del libro precedente di cui lui ci ha parlato nelle relazioni che poi anche noi abbiamo pubblicato su un opuscolo. La dignità umana ai tempi del web. Ecco, questa funzionaria di polizia, dama dell'ordine di Malta, per riservatezza teniamo escluso il suo nome, ha scritto così all'editore della casa editrice San Pino. Ho letto con attenzione il libro. Si tratta di un'analisi lucida, ricca di spunti fertilissimi per una divulgazione di un nuovo umanesimo quale substrato sul quale porre i germogli di una comunità che, consapevole del proprio presente, si orienti verso un futuro che possa essere tale, e cioè creativo e soprattutto valoriale, perché oggi sono calpestati proprio i valori, tra cui la dignità della persona, della donna e dell'uomo, come abbiamo visto in un incontro precedente, per l'umanità. Come cristiani, questa dovrebbe essere l'esortazione e anche la testimonianza di ciascuno di noi, che abbiamo questa fortuna di arricchirci o dai testi o dalla relazione, da ciò che produce sicuramente sotto la spinta dello Spirito Santo il nostro carissimo Don Giuseppe, che ringraziamo anche stamattina per quello che ci dirà. Come cristiano e praticante della religione cattolica, credo che da questo libro si possano creare incontri con famiglie e giovani, grandi assenti nella nostra comunità parrocchiale, per invitarla a riflettere e a considerare come per ogni persona, per tutti, possa esserci la possibilità di transitare da una cultura esclusivamente e limitante tecnologica e digitale a quella invece più vera e autentica, umanistica, che libera l'umano da ogni forma di prigionia, restituendogli la libertà, l'empatia, la consapevolezza, la vicinanza e la solidarietà. Bene, affidiamo anche complimenti padre Giuseppe, Don Giuseppe, per questa bella testimonianza, e ci prepariamo all'incontro di oggi, come sempre, invocando la protezione di Maria Ausiliatrice. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, donna di speranza, prega per noi. Buon ascolto e buona visione a tutti.
Bene, riprendiamo questi nostri incontri riflessivi e oggi descriviamo la realtà nuova che si pone sotto i nostri occhi nel rapporto istituzionale tra parrocchia e territorio. Nel territorio ci vivono delle persone, nella parrocchia ci vanno dei fedeli. È chiaro, sono due dimensioni che oggi sono cambiate nella realtà, ma si trascinano nella ripetitività. Allora voglio fare una breve premessa per dire una cosa fondamentale di cui si afferma il principio, ma non si riflette sulle conseguenze. Qual è il principio? C'è una esortazione apostolica di un Papa, Francesco, che ha scritto: oggi viviamo non in cambiamenti di epoca, ma in un'epoca che è cambiata. Un'epoca, epoca significa tempo storico in cui vivono delle persone, è cambiata. In che cosa? Come? Perché? Sono domande a cui i cristiani devono dare delle risposte. Perché? Perché il Vangelo, che cos'è? La buona notizia che si incarna nel contesto di vita. E se io comunico una verità in un contesto di vita in cui quella verità non è più capita e accettata, a che serve comunicarla? Se analizziamo l'analisi delle ricerche che descrivono la frequenza dei cristiani oggi in parrocchia, ci sono delle situazioni conflittuali molto evidenti. Mi è capitato di fare un funerale, tra l'altro oggi Don Biagio mi ha invitato a fare il funerale per non fargli dire tre messe, già ne ho detta una, vengo a ripeterlo io, vabbè. Chiusa la parete e ho visto la chiesa piena, e quando la domenica vado a dire la messa, che è il giorno del Signore, trovo 15-20 persone. Allora mi domando, ho fatto questa domanda: perché siete venuti oggi in chiesa? Per incontrare Dio e pregare, oppure perché affettivamente eravate legati a questa persona che non c'è più? E dove è andata questa persona? Lo sapete? La gente mi riguardava con la bocca spalancata, dice: ma questo che cosa ci sta dicendo? Ho provocato l'assemblea per riflettere su una realtà profondamente umana, nuova. La vita delle persone è cambiata e la visione cristiana della vita non è più quella di 10, 20, 30, 40, 50 anni fa, le età in cui io ho vissuto nella pienezza della mia testimonianza di prete. Vabbè. E nella cultura di oggi i rapporti umani, quelli che si chiamavano relazionali di presenza nel territorio, non sono più quelli di 10 anni fa. Se voi andate a vedere il quartiere del Carmine, il 40% delle case c'è scritto fuori in affitto. Perché? Perché aumentano i funerali, è abitata solo da anziani, i giovani non ci stanno più, le famiglie giovani sono poche. Allora, 50 anni fa il Carmine era pieno di un'attività salernitana straordinaria, territorio vulcanico. Oggi cristianamente è un territorio smorto, con la S davanti a bordo. Vabbè.
Allora, se non ci poniamo il problema del perché è cambiato e come rimetterci noi dentro questo contesto, allora è chiaro che il Vangelo oggi non serve più a tanta gente. Dopo questa premessa, che è di tipo, come dire, descrittivo fenomenologico, cioè questa è la realtà che stiamo vivendo, ce lo domandiamo tutti quanti noi, no? Entriamo ad riflettere, che poi ritrovate scritte queste indicazioni, io non le leggo, cerco di farvele comprendere a parole mie, perché quando si scrive bisogna scrivere in un modo, quando si parla bisogna far capire quello che si dice. Uno che legge si può fermare e interrogarsi e tentare di capire, ma se si parla e io dico A e tu capisci B, non c'è il contatto e quindi è inutile che io ho detto A e che voi siete venuti a sentire il mio B. È chiaro? Ecco. Qual è il tema di oggi? Che rapporto c'è tra Vangelo e cultura? Diciamo, tra fede e vita. Diciamo, tra parrocchia e territorio. Vangelo e cultura sono le due parole più classiche che si dicono. Fede e vita è più di tipo testimonianza. Perché crediamo? Che valore diamo alla fede nella nostra vita? Qualcuno di voi è andato a messa stamattina? No. Ah, che tipo di Vangelo c'era? Padre nostro. Quante migliaia e migliaia di volte abbiamo detto il Padre nostro? E lo ripetiamo sempre. E il Vangelo di oggi dice che è la sintesi di tutte le formule di preghiera. Tutte quelle preghiere che abbiamo inventato nella storia fanno riferimento a questa unica fonte, la vera preghiera. Da dove nasce? Dal cuore di Cristo. Chi era Cristo? Il Figlio di Dio. Vabbè, allora, Padre nostro che sei nei cieli. Allora, quando ho detto la messa, ho fatto il commento a questa semplice frase. Vedete che sto uscendo un poco dai margini della riflessione, però sto dentro sempre il contesto culturale. E ho detto, Padre, Dio è Padre. Perché? Nella Bibbia che cosa leggiamo? Che noi siamo creati a sua immagine. Immagine di Dio. Allora vuol dire che nella nostra realtà storica, territoriale, vissuta nel contesto in cui viviamo, c'è Dio come immagine. La sappiamo vedere questa immagine? La sappiamo scoprire? Ripetiamo tante volte questa frase e non sappiamo che significa. Il rapporto tra padre e figlio. Il padre ha dato la vita, ma oggi i figli non riconoscono il dono della vita ricevuto dal padre. Non c'è la relazione. Le crisi della famiglia, le crisi della società, le crisi dei rapporti umani oggi sono talmente evidenti che si è rotta la relazione del rapporto. Quindi nemmanco la parentela più stretta ha valore di significato. I figli oggi non ascoltano più i genitori e soprattutto quando i genitori vogliono parlare ai figli con un linguaggio che non è quello capito dai figli. Il mondo è cambiato. Allora quando io mi sforzo di fare un dialogo con il mondo di oggi, non devo partire dalle mie sicurezze personali precedenti, se ce l'ho, perché molti li hanno persi. Chi non viene più in chiesa ha perso anche questi rapporti. Vabbè. E in chiesa mancano la fascia media più numerosa della età, dai 50 ai 20 anni. Se voi vedete, in chiesa ci vanno gli anziani. E ancora c'è la tradizione di fare, l'ho detto anche al mio parroco l'altro giorno,
dobbiamo avviare il cammino della preparazione alla prima comunione. Dico, ti rendi conto che i ragazzi che hanno fatto la prima rimane anche l'ultima? A che serve ripetere la stessa cosa? Cioè, che devo fare? Allora mi sono arrabbiato. Ti rendi conto che è cambiato il mondo? L'ha detto pure il Papa, rendiamo, e noi ripetiamo le stesse cose. Allora mi dice, io non ho la ricetta, ho detto. Se io fossi parroco, direi, chi è che ti ha chiesto di fare la prima comunione ai figli? Dove l'hai saputo? Ah, ma telefona. Chiama questa persona che ti ha telefonato e chiedigli, perché mi hai chiesto questo? Tu che cosa credi di questo? Che cosa vivi di questo? Quindi metti su una struttura che non serve per persone che vogliono ripetere dei gesti del passato, e il tempo è cambiato. Allora che dovresti fare? Creare un gruppo di genitori che credono nella famiglia, educarli alla vita di famiglia, capire che significa generare dei figli, coltivare la vita dei figli man mano che crescono, secondo la loro realtà comprensiva del momento. Il mondo è cambiato. Nel libro ultimo di cui ho dato la copia a Don Biagio l'altro giorno, ecco, comunicare oggi. Come si comunica oggi? Al 95% si comunica attraverso il cellulare. Allora, quando i genitori comunicano ai figli attraverso il cellulare, vuol dire che considerano i figli lontani da loro, non presenti nel territorio. Il territorio è l'ambiente in cui si vive, però nel territorio molti vivono fuori, però fanno riferimento a dei ricordi. In parrocchia nostra qui al Carmine vengono dei credenti, qualcuno poi che mi ha sentito parlare mi ha chiesto anche dei dialoghi personali. Vabbè, dice, ma io non abito più in questo territorio. E perché vieni qui? Perché questo è il mio ricordo del passato. Allora vuol dire che il ricordo del territorio ha una presenza significativa. Quindi la Chiesa si incarna in un territorio e lascia dei sedimenti che trasformano la vita e che rimangono se vengono presi in un rapporto di presenza simbiotica, si dice, no? Presenza di condivisione, recuperare il dialogo con le persone. Ecco, adesso nella parrocchia nostra, quando io ho insistito per cambiare un po' la struttura, hanno avviato una riflessione di ricerca, in ascolto del territorio. Hanno fatto un incontro, sono venuti nel teatro che era laggiù verso il Parco Pinocchio, certe persone, hanno mandato delle lettere e hanno incominciato a capire che se vogliamo progettare una presenza di una parrocchia dentro una realtà nuova, dobbiamo capire chi ci vive, come ci vive e che cosa fa. Perché altrimenti ripetiamo delle cose che sono fuori del contesto. Ecco perché allora io qui ho scritto: la parrocchia, se vuole animare il territorio cristianamente, non deve ripetere gesti e ritualità e preghiere meccaniche che non lasciano sedimenti di trasformazione spirituale. Deve recuperare di nuovo il dialogo personale, anche chi frequenta la parrocchia e che non appartiene più materialmente al territorio. Il territorio non è più strettamente legato, tu non sei di questa parrocchia, cioè è più a livello di relazioni che non di vicinanza materiale. Allora capite perché è importante questa modalità di riflettere e di pensare. E ho detto, quando avete sentito questa testimonianza, ho letto con attenzione questo libro, perché dopo ogni capitolo ci sono degli stimoli di riflessione per dire come modificare questa realtà dentro questo nuovo contesto, facendo delle domande e provocando delle ricerche, non dando subito scontato una ricetta, fai così.
Perché fai così, devi rispondere a un bisogno che tu hai verificato. È chiaro questo rapporto. E questo è quello che ha fatto Gesù quando ha incominciato a predicare. Mi devo tenere il cappello in testa, perché venendo qui per tutta la strada del Carmine non ho fatto che tossire e che starnutire. Purtroppo anche questo è segno di vecchiaia, ma io l'accetto con la necessaria competenza, perché fa parte della vita e basta, non ci lamentiamo. Ed ecco, allora, brevemente, ho già detto il succo del discorso, che voi poi vi potete anche leggere e confrontare, però adesso brevemente vi faccio dei riferimenti, no? Giusto per dire che i cristiani non devono essere più dei bambini che sono chiamati a ripetere dei riti meccanici, perché così si è fatto nel passato. Se è cambiato il mondo, dobbiamo inventare visioni nuove, proposte nuove per smuovere la resistenza di tanti che oggi non accettano più la verità del Vangelo come verità autentica che può salvare la vita. Quando vi ho fatto il riferimento alla preghiera del Padre Nostro, quando diciamo Padre Nostro che sei nei cieli, che cosa pensiamo della parola cieli? Se guardate il cielo non vedete che nuvole, e quando non ci sono nuvole, al giorno c'è il sole, alla sera c'è la luna e alle notte ci sono le stelle. E questo universo stanno scoprendo scientificamente che è vastissimo. La luce che arriva oggi sulla nostra Terra parte da stelle che sono partite qualche milione di anni fa. Immaginate che vastità. Ma questo fa parte della territorialità. L'uomo di oggi, attraverso il telefonino, che è uno strumento indispensabile e utilissimo, è in grado di stare in contatto con il mondo intero e anche con chi è fuori del mondo, gli astronauti che vanno nell'aria, vabbè. Ed è una conquista straordinaria scientifica, ma non può essere l'unica modalità di comunicare tra uomini. Tra uomini si parla faccia a faccia, ed ecco il senso della comunità. In famiglia non si parla più, non si guardano più in faccia, ognuno sta per conto proprio, ognuno mangia dal frigorifero, self-service. Una volta le feste erano delle convivialità straordinarie. Ho visto con piacere, ma anche con raccapriccio di qualcuno, che in un incontro fatto in una zona non qui di Salerno, fuori, ha invitato dei gruppi per fare una riflessione. Ha detto: lasciate il telefono a casa. Molti non hanno accettato. No, dice, ma io me lo porto, però lo tengo. No, no. Il legame affettivo è legato allo strumento, perché è lo strumento che mi mette in comunicazione. Viene a mancare il rapporto personale. Allora, un'altra considerazione da fare. Queste comunicazioni che raggruppano il 90% del modo di comunicare oggi, ho detto il 90%, sono pochi quelli che comunicano faccia a faccia, avvengono attraverso la lettura delle notizie sul cellulare. Ma c'è un'altra osservazione da fare. Sul cellulare arrivano migliaia, milioni, miliardi di notizie messi da tutti. Ognuno ha il diritto e la libertà di scrivere quello che vuole, anche delle strozzate, scusate il termine. Vabbè. Allora, tutte queste notizie appaiono sullo schermo allo stesso livello. Chi non è capace di credere a una differenza, non riflette, non legge, non si impegna, non sa qual è la verità. Ecco perché molti non credono più nemmeno in Gesù Cristo e in Dio.
E allora quando vengono in chiesa e dicono Padre nostro che sei nei cieli, meno male che tu te ne stai in cielo e io me ne sto in terra. Allora, quando dico queste cose durante un funerale, vedo che la gente, pure oggi, non lo so, dipende dal momento. Capite allora perché è importante riscoprire il senso della testimonianza personalizzata in un rapporto umano autentico. Se è vero che siamo figli di Dio, creati a sua immagine, dobbiamo salvare l'umanità dell'immagine di Dio, che sta in cielo, cioè fuori della nostra realtà, però abita dentro la nostra umanità, e dobbiamo purificarla dalle scorie che la avvolgono. Dobbiamo essere in grado di criticare le notizie che riceviamo e dire: cercherò di capire perché questa è sbagliata. Allora vado a riscoprire la fonte, l'origine della verità, rileggo il Vangelo, capisco il senso del significato dell'essere figlio di Dio, aumento la nostra fede nel Signore della vita che è Gesù. Cioè, capite perché allora è importante oggi non portare all'ammasso il cervello, farlo funzionare. Questo ultimo libro che ho scritto non mi piace come è stato stampato. Perché il grafico non era molto competente. Ho cambiato editrice perché l'editrice precedente, quella del libro lì, avevo pagato 1.000 euro per farlo stampare e lo leggono in pochi. Una volta gli autori non solo non pagavano niente, ma venivano anche pagati dai libri venduti. Oggi devono pagare per stampare. Allora avevo un amico che mi ha stampato quel libro, Comunicare Oggi si chiama. Vabbè. E evidentemente il grafico non era molto tecnicamente preparato, per cui è scritto con le parole allargate, insomma. Vabbè. Però il significato è quello, il valore è quello. Non mi piace la stampa perché anche la stampa deve avere la sua visibilità significativa. Allora, questo è il motivo per cui l'ha stampato, perché voleva quella editrice 1.500 euro per stampare un libro che nessuno legge. E dico, siccome io sono religioso, ho fatto il voto di povertà e ogni volta che chiedo i soldi al mio superiore, che cosa che mi serve, perché io dico, quello che ricevo lo devo consegnare, lui lo sa. E quello che mi serve lo devo chiedere, e dice, io non ti posso dare 1.500 euro per stampare un libro che nessuno esce. E hai ragione, ho detto, pazienza, non lo stampo. Quando ho detto questa mia confessione a un mio amico che è direttore degli insegnanti di religione della diocesi di Roma, dove io sono stato 20 anni a insegnare e a fare parte dell'ufficio catechistico nazionale, ce lo stampo io a spese mie, perché ci crede. E allora, ecco, questa testimonianza me l'ha mandata lui. Allora, questo che cosa può significare? Che dobbiamo recuperare fondamentalmente la nostra umanità se crediamo di essere creati a immagine di Dio. Allora dobbiamo anche provocare la riflessione di laici e laiche. Mi è piaciuta molto questa testimonianza, questa è una funzionaria di polizia, quindi è una impiegata pubblica, però è una cristiana convinta. Cioè, non vi dico che mi ha fatto piacere il complimento che ha fatto, no? Perché ha apprezzato lo sforzo della riflessione e ha detto che si impegna in prima persona nella sua parrocchia a creare dei gruppi di riflessione per incominciare a cambiare le cose. Questo è lo scopo di questi incontri. Ecco, se al di là di questo scopo, di questi incontri, le cose non funzionano, noi perdiamo anche il tempo. È inutile allora che io vengo qui a sgolarmi per farvi capire che oggi dobbiamo ritornare a recuperare il valore fondamentale di un rapporto umano significativo, a partire da quello che si chiama
comunità, mettere in comune, condividere, collaborare. La parrocchia allora non aggrega le persone che sono nel territorio, perché oggi il territorio è in evoluzione. Il tempo si è ristretto e lo spazio si è allargato. E io vedo che già negli anni 80 a Roma, quando sorse il movimento dei catecumeni, c'erano alcuni che lasciavano le loro parrocchie per andare la domenica a messa in una parrocchia dove c'era uno che faceva riflettere su questi cambiamenti. Lì è nato anche il movimento catecumenale. Oggi esistono, però si sono anche essi in qualche modo un po' imborghesiti, chiusi, come se la Chiesa fosse la loro. La Chiesa è di tutti, allora noi dobbiamo essere aperti anche a chi non crede, a dialogare anche con chi è lontano, a dire una parola anche a chi non la vuole sentire, ma con amicizia, con fraternità, con cordialità. Questo è il senso della comunità parrocchiale, non più legata strettamente ad un territorio fisico, ma a un territorio personalizzato. Ecco allora perché ho detto che cos'è comunità parrocchiale oggi, come primo punto che voi potete leggere sulle cose, no? Dove la parola che è messa in evidenza nei documenti ecclesiali, la parrocchia è segno di comunione, non raccolta di persone per ottenere partecipazione a dei riti. Il rito esiste quando c'è la comunione che me ne dà il significato, se no ripeto le parole rituali inutilmente. Vi ho fatto l'esempio del Padre nostro che sta nei cieli. Ai funerali vengono non perché credono in Dio, ma perché si è allontanato una persona a cui erano affettivamente legati. Ed è valida questa presenza, ma se questo non ti rinnova a riscoprire il senso del tuo rapporto con Dio, il legame con gli altri è puramente e semplicemente materiale umano. La fede non c'ha niente a che vedere e non vale nemmeno la preghiera di suffragio per chi non crede. Chiaro? Quindi comunione ecclesiale, creare comunione con le persone attraverso una serie di incontri, di rapporti, dove non comanda più il parroco o il responsabile del gruppo e gli altri eseguono, ma ciascuno deve dare il suo specifico contributo e collaborare con quello che uno può per arricchire di relazioni umane quella comunione parrocchiale. E allora, quando parlo di parrocchia nel territorio, dico che cos'è il territorio. C'è una mobilità estrema oggi. Ognuno va dove vuole, dove trova di meglio, dove crede di trovare di più. E poi c'è un allargamento delle relazioni attraverso la comunicazione, che non è più molto personale, ma è sociale, cioè virtuale, attraverso il telefonino, l'abbiamo detto. Per cui chiaramente si è emancipato il territorio parrocchiale con una nuova presenza locale. Oggi prevale il globale rispetto al locale. E questo è il primo punto con tutta una serie di riflessioni che trovate scritte. Secondo punto, che cos'è cultura? Se la parrocchia, come comunione di comunità, deve interpretare la vita, deve capire come si vive oggi. E allora ecco il senso del domandare i cambiamenti in atto. Perché ci sono stati questi cambiamenti? Perché uno cambia un'abitudine? Perché ne ha trovata una che per lui è più soddisfacente. Perché uno non va più in chiesa, però va quando c'è il funerale. Perché è legato a una persona affettivamente. Ma non c'ha niente a che vedere religiosamente con la penitenza e con la messa, eccetera. La cultura è un modo di vivere diverso.
è un bene e un male. Il Vangelo si incarna nella cultura per migliorarla dall'interno se è sbagliata, confermarla se è buona, migliorarla se ha bisogno di essere migliorata. Quindi non la critica, ma direi si fa compagna di viaggio, il Vangelo compagno di viaggio della cultura, per migliorarla, per recuperare i valori e far rivivere meglio la messa, il rito, la celebrazione, eccetera. Forse già ve l'ho detto, ma ve lo ripeto per farvi capire anche il senso della distanza che c'è. Nel mese di giugno scorso c'erano i riti della Cresima in parrocchia e venne a confessarsi, io stavo in chiesa, una persona giovane di 40-45 anni. Dice, mi devo confessare. E vabbè, dico, prego, si accomodi. Devo confessare i miei peccati. E va bene. E quali sono? Devo fare il padrino della Cresima. Ho risposto, non credevo che fare il padrino della Cresima fosse un peccato. Si è fatto una... E mi hanno detto che mi devo confessare. Allora da quanto tempo non si confessa? Da quando ho fatto la prima comunione. Allora lei è meglio che si alzi e se ne vada. Impari che cosa significa confessarsi, faccio una catechesi con qualcuno che la possa aiutare a capire e non faccia il padrino perché non risponde a quello che il rito richiede. Il padrino significa stare al posto del padre quando il padre non c'è. Oggi bisognerebbe eliminarli, difatti molte parrocchie i padrini li hanno tolti di mezzo, anche se c'è ancora chi ci tiene perché è legato al regalo, è legato alla tradizione. Ecco, allora capite, chiusa la parentesi. Per cui certamente questo tipo di cultura oggi che è cambiata ha bisogno di essere rimodulata dalla testimonianza di quei pochi che ci credono fino in fondo, che capiscono e vogliono dare il loro contributo. Trovare anche questo, che cos'è cultura. Tutte le cose che sono cambiate sono diverse, io non dico che sono buone o cattive, bisogna però battezzarle, cioè aspergere con l'acqua benedetta per cambiarle secondo la modalità del Vangelo. Ed ecco allora perché al terzo punto sviluppo il Vangelo, cioè la parola di Dio, se vuole essere autentica deve entrare dentro questa realtà nuova e leggerla dall'interno, provocarne le reazioni, far domandare perché uno sceglie una certa cosa, tentare di cambiare le abitudini e recuperare un discorso interrotto nel rapporto di riscoperta dell'immagine di Dio nella nostra vita. E allora il Vangelo riesce anche in qualche modo a ricalibrare le abitudini sbagliate recuperando. È chiaro che in una cultura areligiosa, perché oggi c'è una tendenza a combattere certe scelte religiose, per esempio da parte dei massoni. Non vi scandalizzate se nella Chiesa ci sono anche dei vescovi legati alla massoneria. Va bene? Alla massoneria. Massoneria sono contro la religione. Però la maggior parte della gente non è contro la religione, è areligiosa, cioè non gli interessa la religione. E allora la visione della fede che non si radica nella vita, che avverte il bisogno di un Dio di cui io sono immagine, non la riscopre, non può assimilarne il valore e la consistenza che trasforma la vita. E allora la vita si trascina avanti così, in questo modo, come se fosse in qualche modo una situazione umana senza la presenza vivifica di quel Dio che noi diciamo che sta in cielo e che non ha niente a che vedere con noi che stiamo sulla terra. Per noi il cielo è l'apertura alla seconda vita, quella che chiamiamo la vita in Dio e che è vita eterna dopo la vita terrena. Questo è cielo.
Cielo è vita eterna dopo la vita terrena, non un ambiente puramente esteriore, materiale e aereo come sono gli astri, la luna, le stelle, le nuvole, la pioggia, il vento, la rugiada e l'aprile. Allora, questo è un po' il senso della presenza, dell'incarnazione, della parola di Dio testimoniata da chi crede nella nuova cultura di oggi, che è fatta da persone che non cercano Dio, non si pongono il problema dell'altra vita, la vita piena, la vita definitiva, la vita eterna. Grazie Don Giuseppe, siamo veramente contenti. Diciamo che un professore non si ripete anche nella modalità della comunicazione. Oggi ho visto la piena salesianità e sono riandato, mentre vi ascoltavo, a quello che era il discorso già di Don Bosco. Di che cosa era preoccupato Don Bosco? Del territorio. Ma i ragazzi non stavano nella sua parrocchia, li andava a cercare là dove vivevano e come vivevano in quel contesto di abbandono totale, per cui decise di non fare il prete parroco, ma di fare il prete dei giovani. Basta che siete giovani perché io vi possa amare. E li andava a prendere anche nel carcere. E magari anche quando erano cacciati fuori, perché i ragazzi che vogliono fare? Giocare. Neanche davanti al cimitero potevano giocare. Però quello che era importante, e cominciò proprio col Padre Nostro, il primo ragazzo che dal sacrista fu allontanato. Certe volte alcuni preti, non ho tempo, non ti posso confessare, e quindi allontaniamo. E quando doveva preparare le omelie, a chi le anticipava? A mamma Margherita. Mi è venuto in mente il fatto di Clavigero. E disse giustamente la mamma che San Pietro è il Clavigero, e la mamma non capisce che significa. Cerca di parlare in un modo più coerente alla cultura di oggi. E tante volte veramente vedete i santi, 1800, Don Bosco, altro che comunicazione digitale e tutto il resto, e il suo telefonino erano le sue gambe, il suo cuore, il suo orecchio, tutto la persona pronta ad ascoltare, venire incontro alle necessità. Non ce la fai a studiare? Ok, allora troviamo un lavoro. Magari comincia a fare il barbiere sulla mia faccia, così fai esperienza di come si può stare insieme. Quindi cultura, territorio, ma soprattutto persona e soprattutto relazione. Grazie veramente di questa splendida, diciamo, conferenza, anche seguendo meno lo schema, ma molto di più il cuore e la mente da buon salesiano. Speriamo che anche tutti coloro che ci ascoltano sicuramente andranno fino alla fine e saranno contenti, non per fare pubblicità a lui, ma anche al santuario. Ecco, noi abbiamo pensato di raccogliere in un opuscoletto gli incontri formativi che sono stati tenuti l'anno scorso presso il nostro santuario, questa bella struttura anche dei padri francescani che hanno messo a disposizione il loro chiostro e la loro sala. E per chi vuole questo test, incontri formativi, può richiederli al santuario. Grazie ancora di cuore Don Giuseppe, e ci aggiorniamo poi al mese di marzo. Intanto ci salutiamo sempre, abbiamo iniziato con l'Ave Maria, quello che faceva mamma Margherita, per cui anche il figlio imparò tanto l'amore a Maria, dalla cultura non della sede universitaria come Don Giuseppe, ma di quella praticità che è la sapienza riservata agli uomini veramente semplici e poveri come mamma Margherita. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
ecco la serva del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si fece uomo, venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Fonda il nostro spirito a tua grazia, o Padre, tu che in annuncio dell'angelo ci hai rivelato in grazia il tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, con l'intercessione della Beata Vergine Maria, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. E le preghiere aggiuntive vogliamo recitarle per i nostri giovani e per le nostre famiglie, perché tornino a ripopolare le nostre chiese, soprattutto queste del Carmine, con la presenza di Don Bosco, così come erano affollatissime le sue celebrazioni e non solo l'oratorio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nel principio, ora e sempre, con i secoli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. San Giovanni Bosco e San Domenico Savio. Mamma Margherita, prega per noi. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo, onoro Signore, splende in essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. Ci benedica e ci accompagni Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo. Grazie ancora.